Valeria voleva fare una domanda. No, non volevo fare una domanda, ma volevo più che altro riportare una testimonianza, perché insomma io ho assistito a Jovi Santo e mi ha particolarmente colpito proprio la parte della cattura, perché siccome noi del pubblico insomma siamo anche un po' in mezzo, siamo coinvolti in questa rappresentazione. Il bello è che quando il momento della cattura, io mi sono sentita agitata ed emozionata perché sembrava tutto reale, sembrava veramente di vivere quel momento. Per cui me l'ha preso proprio un nodo in gola, aiutatelo! Cioè, e invece era tutta una rappresentazione, quindi fatto tutto molto bene e con grande conforto. Cioè, lo trovo una manifestazione molto emozionante che coinvolge tantissimo, è molto bello, veramente molto bello. Come ha detto Francesco, è una rappresentazione, è diventata quasi una rappresentazione teatrale con una regia, anche una cura dei costumi, si è visto pure nelle fotografie, no? Ci sono costumi che sono molto curati e rappresentativi, anche quelli per esempio delle popolane. Io invece posso parlare, avendo partecipato in prima persona ad uno di questi eventi come popolana, diciamo, e anche lì è stato, come ha detto Valeria, comunque molto, molto emozionante. Se non ricordo male, è stato l'evento del 2015. Quando l'ultima cena venne fatto nel quartiere di San Giuseppe, nella piazzetta di San Giuseppe, e poi il processo nel teatro all'aperto, nell'anfiteatro comunale. Esattamente. Prima Valeria, quello fu un evento sempre con, voglio ricordare, con la regia di Tonino Catalano, e quell'anno ci fu una grande mano, ci diede una grande mano la regista teatrale Imma Guarasci. E poi voglio ricordare invece l'evento del 2017, che è stato a cura di Luigi Gaudio, la regia l'ha fatta Luigi Gaudio. E invece quest'anno avremmo avuto una regia a due con Franco Barca della compagnia teatrale Don Ciccio Salvino e con Luigi Gaudio della compagnia teatrale I Bachi e Maschere e Volto. Okay. E una parola magica l'ha detta prima Valeria, il coinvolgimento del pubblico. Il pubblico in questo evento, in questa manifestazione, diventa un tutt'uno con i recitanti, cioè il pubblico si mescola con chi recita. È difficile fare un fermo immagine di questo evento se non c'è una persona che non è in costume, proprio perché da sempre il pubblico è coinvolto all'interno del quadro recitativo. E quindi non siamo, no, noi non assolutamente, è una rappresentazione in un certo senso anche molto semplice. Cioè, non siete attori. No, assolutamente, però assolutamente no. E molti figuranti sono ragazzi che recitano per la prima volta e quindi vengono, no, educati alla loro parte. Diciamo che sono facilitati anche dal dialetto, perché molte parti recitate sono nel dialetto mendicinese, e anche se ultimamente si cerca anche un po' la perfezione, no? E quindi anche una certa perfezione recitativa, no? Ci sta, però voglio sottolineare che l'evento è veramente di stampo popolare. Senti Francesco, ma tra diciamo attori, figuranti, eccetera, sì, più o meno quante persone vengono coinvolte nella recitazione di questa
di questa pièce, chiamiamola così. Allora, normalmente, allora posso dare i numeri degli ultimi, degli eventi del 2014, 15, 16 e 17. E credo che il 2014 abbiamo avuto il massimo del numero delle, delle figure coinvolte, che sono state 180 figuranti. E poi però non siamo mai scesi al di sotto delle 100 figure. Delle 100 figure coinvolte. Ok, quindi i ruoli sono, vabbè, i ruoli sono diversi. E, noi abbiamo, che ne so, un quadro che è il quadro della flagellazione, no? Che sono i soldati cirenei che circondano la croce, il Cristo che porta in, che porta la croce, e questi. E questi cirenei, i quattro cirenei più il capo dei cirenei, che è il flagellatore, che sta sempre davanti, che si avvicinano alla croce con una sorta di danza, no? Che con le loro lance scheggiano la croce del Cristo, facendo sentire il tintinnio del metallo sulla, delle loro lance sulla croce. E questo è un quadro. Poi abbiamo parlato degli angeli della bambina che annuncia gli angeli. Prima abbiamo visto una figura tetra, questa per esempio nell'ultima rappresentazione nel 2017, questa è mia figlia Maria, che ha interpretato Satana. Bellissimo. E questo è stato il regista Luigi Gaudio che ha voluto inserire nel copione anche questa nuova figura, che è stata la prima volta che è entrata in scena all'interno di Iovi Santo. Facciamo una piccola conclusione, perché sennò andiamo. Sì, la conclusione è nel quadro delle figure, poi ci sono le figure delle Madonne e degli Apostoli, quindi la Madonna, la Maddalena, la Veronica con le pie donne, circondata dagli apostoli, e poi in ultimo ci sono queste figure le abbiamo avute dal 76 in poi, il quadro di la corte di Pilato e di Erode e dei gran sacerdoti, qui prima non esistevano, li abbiamo dal 76 in poi. Benissimo. Allora, diciamo, concludiamo questo excursus su questa manifestazione, che è veramente interessante, con delle, diciamo, una lunga tradizione alle spalle. E salutiamo sia Francesco, Valeria, alla prossima, e ci diamo appuntamento appunto per la settimana prossima. Ciao Francesco. Va bene, speriamo di portarvi in montagna presto allora. Ciao. Di portarvi in montagna presto. Speriamo, mi manca Monte Cucuzzo. Un abbraccio. Sì, ma non solo Monte Cucuzzo. Ciao. Ciao, buona serata e grazie. Ciao. Ciao.